Banda Bassotti e Bugliaccari nella sfida di giovedì sera. Di mercoledì sera qui sempre al Ciriaci di Roma. La Banda Bassotti scorre, sfila sul lato sinistro e va a salutare gli avversari del Bugliaccari, oggi fratinati rosa a causa della identità cromatica tra le divise delle due squadre. Calcio di punizione per la Banda Bassotti, parte il numero 3, non calcia benissimo, palla di molto fuori. Ancora un'ottima azione con la buona sponda, poi la conclusione viene smorzata dalla deviazione del difensore e blocca sicuro il portiere. Avanza adesso il Bugliaccari, apre il piattone, il portiere esce molto bene, scherma il tiro. Con un calcio di punizione, ancora calciato piuttosto male. E inizia adesso il secondo tempo, un primo tempo scevro di emozioni. Vediamo se la ripresa ci porterà qualche gioia in più, qualche sprazzo di bel gioco. Il numero 11 prova in girata a mettere in difficoltà il portiere che respinge con i piedi. Pallone messo dentro, buca il primo intervento l'attaccante e poi arriva invece sul secondo palo la chiusura vincente dell'azione. Non può nulla questa volta l'estremo difensore della Banda Bassotti, ha segnato l'esterno d'attacco dei Bugliaccari. Prova a reagire la squadra in maglia nera con il numero 10 che calcia dalla distanza, diagonale micidiale, il portiere si tuffa ma non arriva, ripristinato il pareggio da parte del numero 10 in favore della Banda Bassotti. Verticalizzazione, rischia di combinare un pasticcio la retroguardia del Bugliaccari, ancora il numero 10 e questa volta il portiere dice di no. Arriva adesso il triplice fischio, è parità al termine dei 50 minuti tra Banda Bassotti e Bugliaccari. Banda Bassotti che perde punti preziosi.